Dopo questa prima parte dedicata a autori che hanno fatto e scritto musica in questa basilica, nel 5-600 entriamo nel cuore del concerto, che riprende quello che fece Igor Stravinsky qui il 13 settembre 1956, era presente allora il patriarca Roncalli. Entriamo nel cuore perché ascolteremo il Canticum Sacrum ad honorem sancti marci nominis, il cantico sacro in onore del nome di San Marco, scritto in quell'anno, l'anno precedente, come commissione del 19° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale. È specificamente pensato sulla architettura di questa basilica e alle sue cinque cupole. Ha un'introduzione, una dedica alla città di Venezia in lode del suo santo patrono, l'Apostolo San Marco. E poi una prima parte, andando in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Evidente riferimento alla cupola della Pentecoste sotto alla quale siete seduti. La seconda parte è presa dal Cantico dei Cantici. Alzati, vento del settentrione, vieni, vento del meridione, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi, venga l'amato mio nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Sono venuto nel mio giardino, sorella mia sposa, e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo, mangio il mio favo e il mio miele, bevo il mio vino e il mio latte. Mangiate, amici, bevete, inebriatevi d'amore. Il riferimento è all'Antico Testamento come attesa del Messia, di Gesù, e quindi alla cupola che è sopra il presbiterio, la cupola dell'Emanuele, la cupola dei profeti che annunciano, le profezie sono scritte attorno, la venuta di Gesù. La terza parte, la parte più ampia, è legata evidentemente alla cupola centrale. Ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua forza, il libro del Deuteronomio, che nel Nuovo Testamento si amplia, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. È la prima virtù teologale, la carità. Poi c'è la seconda virtù teologale, la speranza. Coloro che confidano nel Signore sono come il monte Sion. Non vacillerà mai chi abita in Gerusalemme. Mia anima si è retta sulla sua parola. L'anima mia ha sperato nel Signore dalla guardia del mattino fino alla notte. Poi viene la fede, la terza virtù teologale. Ho creduto, per questo ho parlato, ma sono stato umiliato molto. E in questa cupola
sono rappresentate le virtù, e le beatitudini. Infatti ha come titolo nella mappa dell'Ongania lui stesso come Gesù Cristo, come perfettissima realizzazione delle virtù. Si entra nella quarta parte, le altre due cupole. Ma Gesù gli disse: se puoi credere, tutto è possibile a colui che crede. È la risposta a un padre che chiedeva la guarigione del figlio epilettico, posseduto da uno spirito muto. E subito, gridando il padre del bambino in lacrime, diceva: credo, Signore, aiuta la mia incredulità. È l'ultima parte che si riaggancia all'inizio con il mandato di annunciare il Vangelo. Allora essi, partiti, predicarono ovunque con il Signore, che agiva con loro e confermava la predicazione che con i segni che la accompagnavano. Amen. Seguirà come ultimo pezzo, sempre di questo concerto, le variazioni scritte da Igor Stravinsky sull'inno Von Himmel hoch, da komm ich her, dall'alto dei cieli sono qui venuto, l'inno dell'incarnazione, che chiudeva anche la serata di 65 anni fa. Urbi Vene, Signore,
Sum in mira mea.
Thank you.
Thank you.